Mi scusi? Ah, sì, mi dica. Avrei bisogno di un'informazione. Posso anche dire, vorrai un'informazione o posso chiederle un'informazione? E ricordatevi che in Italia, quando parlo con uno sconosciuto, utilizzo sempre un linguaggio formale. Come si arriva alla stazione? Allora, vada sempre dritto e poi al semaforo giri a sinistra. Oppure posso dire, continui dritto fino al semaforo e poi prenda la prima strada a sinistra. È vicina la stazione? Sì, certo, è qui vicina. Può andare a piedi. Oh. Perfetto, grazie. Non c'è di che. Arrivederci. Sono in ritardo, sono in ritardo. Ma è domenica. Ma oh, ancora lei. Che fortuna, mi sono persa. Dov'è il Museo Nazionale? Allora, il museo è un po' lontano. Dunque, attraversi la piazza, poi al semaforo giri a sinistra, poi continui dritto all'incrocio, giri ancora a sinistra. E poi deve andare avanti per circa un chilometro. Il museo è in via Garibaldi. Ma posso prendere l'autobus? Sì, certo, è il numero 7 e la fermata è proprio lì all'angolo. Perfetto. E quanto tempo ci vuole con l'autobus? Posso anche dire quanto tempo ci metto con l'autobus? Con l'autobus sono circa 10 minuti. Sì, sono 5 fermate. Ah, ok, grazie mille, grazie. Possiamo fare una foto insieme? Davvero? Va bene.